vero guerrafondaio elevato in Israele. Possiamo attaccarli. Però per annettere Israele, con che scopo? Nessuno in realtà. Vogliamo organizzare un gay pride. Ma sì, dai. Così torniamo a essere un autoritarismo. Continuiamo a fare avanti e indietro tra autoritarismo e totalitarismo. Pensate l'assurdità ogni tanto di ste cose. È attaccabile Israele. Messico in guerra con Stati Uniti. Unione di Palestina. Israele a 30. Ma fa ridere però, eh. Potrebbe conquistare uno sputo nel nulla. E invece potremmo andare in guerra con gli Stati Uniti. Però gli Stati Uniti hanno un esercito, credo, importante di niente. Ah, perché saranno in guerra con i messicani. No? 51-31-10. Ma noi come gli facciamo guerra a questi? Non gliela facciamo. Sì, tra l'altro non abbiamo neanche il casus belli contro gli Stati Uniti in realtà, eh. Oh, assolutamente no. Via pure. Facciamo scendere un po' i danni di guerra. Come PIL, adesso siamo noni come popolazione, come PIL sempre secondi agli Stati Uniti, però che po potrebbero scappare di nuovo. Vediamo l'esercito nostro se si è rimesso un pochettino in forze. Stanno arrivando le unità nuove. Corazzati aerei, perfetto. Come va il nostro separatismo? Bene. Allora direi che è tempo di rivendicare un altro pezzo del Regno Unito. Cosa ci mangiamo sto giro? Il Galles. A parte che potrei direttamente rivendicare il Regno Unito Inghilterra meridionale, così non devo rivendicarli troppo spesso. Si è smontato il blocco di Francia, non che questo ci importi molto, ma potremmo in realtà poi andare in guerra con l'Italia. Appena siamo... Fatto scendere un pochettino. Benissimo. Adesso abbiamo anche un bel bonus. Vediamo un poco. Qui ci dà super soldati. Bonus alla fanteria, che però costano. Sì, costano, ma non costano. Insomma, sono tutte cose assolutamente accettabili, eh. Bene. Qui sono in guerra fra di loro. Riduciamo i prodotti agrochimici. Facciamo finta di niente. No, non voglio far tornare a essere un totalitarismo. A questo punto mi frega molto relativamente. A livello guerrafondaio 42, meno 4 al mese. 123.61. Riuscissimo a mangiarci due territori all'Italia. Dovrebbe non essere male. Sicilia e Sardegna, Italia meridionale. Mentre qua intanto si convertono. Tanto credo che la guerra con l'Italia non sarà particolarmente complicata, no? Hanno un esercito minuscolo. E non particolarmente interessante. Cosa mi possono dare? Progetti per i missili intercontinentali. Andiamo pure avanti di lì. Satelliti. Ok. Voglio arrivare ai missili balistici tattici. 210, 150, 210, 150, 75. Bah, potrei prendere l'Italia meridionale e il Veneto. Così ci rimetterei. O l'Italia meridionale. Beh, però sì, sono uno, sono obbligato a prenderlo in realtà. Altrimenti mi sale troppo a livello guerrafondaio se ne prendo due che non possiedo. Però insomma, 150-300 potrebbe già andare bene. Poi rivendichiamo questo. Adesso vediamo un po' cosa riusciamo a prendere anche. Perché non... Io faccio sempre i conti senza l'oste, senza il fatto che poi magari non riesco a prenderli quei territori lì. Ma... Inutile pagare, tanto insomma, sei in Irlanda settentrionale... Ma no, paghiamo tutto, va, dai. Tanto solo un mese di guadagni. Siamo tra l'altro settimi, solo che... in Brasile non è molto lontano. Così iniziamo ad avere magari qualche bonus. Che non è male. Danni di guerra stanno scendendo. Così come il nostro livello guerrafondaio, che ormai credo sia quasi a zero. Quasi a zero. Dove sta il nostro livello guerrafondaio? Qua. 14. Facciamolo scendere ancora di un mese e poi andiamo in guerra. Perfetto. Rivendicato un altro territorio. Dobbiamo quasi dichiarare guerra al Regno Unito. Ma no, mangiamoci l'Italia, va. Tanto facciamo calare i rapporti e poi andiamo a mangiare un pezzo di Italia.
Direi che possiamo essere abbastanza fieri del lavoro fatto fino adesso, eh. Chiara guerra. Ok, credo che gli americani abbiano vinto la guerra contro il Messico. Vediamo un pochettino cosa fare. Ormai stiamo solo andando sul militare, quindi direi di rimanere qua. Genetica, ok. Tanto altro in questo momento non ci serve. Cerchiamo il separatismo, ma sì, dai. Così non rimane elevato. Perfetto, fronte sicuro fatto. Avanzata frontale. Ah, guardate che potrei. Talmente deboli che secondo me, guardate. Facciamo una prova, giusto per sicurezza, ma secondo me li ammazziamo subito. No, invece no. Ah, sì, invece sì. E invece sì. Conflitto con Italia terminato. Richiedi, ottieni provincia. Tu ti chiedessi questa e questa, non si può fare. Queste due, non si può fare. Queste due, non si può fare. Il Veneto e le isole, 96, si può fare. Ma io ti chiedessi la Lombardia e le isole, no. Italia meridionale e le isole, no. Solo Veneto e isole, e vabbè, mi prendo Veneto e isole, tranquilli. 100 di guerrafondaio, saliamo a 116. E siamo felici così. Oh, guerrafondaio meno 25, benissimo. È arrivato proprio il momento giusto. Ci siamo mangiati il Veneto e le isole. Ok. Ora, riportiamo sull'esercito. Ah, prima facciamo che convertirli, va? Tanto costa poco. Sia uno che l'altro. Siamo primi, non siamo primi. Porco cane. Gli Stati Uniti hanno mangiato un altro pezzo di Messico. Guardate come gli sta salendo il PIL. La popolazione, rimaniamo noni adesso. Sì, se riuscissimo a conquistarci un pezzo saremmo una versione ultra mega potenziata dell'Austria-Ungheria praticamente. Beh, insomma, non sarebbe male. Sì, l'unico problema è qua che dobbiamo far scendere un po' il livello guerrafondaio prima di andare di nuovo in guerra. Però credo che ci andremo a mangiare la Serbia o un pezzo dell'Inghilterra di nuovo. Facendone poi liberare un altro. Potrei anche far così. Così non faccio salire tanto il livello guerrafondaio. E siamo tutti più contenti. Tu comprami due fanterie e un carro. E anche qua siamo tutti felici e contenti. Oh, guerrafondaio meno 25. Assolutamente, sì. Anche perché il modo migliore per tornare subito in guerra contro di loro. Che palle, però devo far peggiorare. Cioè, io vi occupo un pezzo di territorio e devo farvi peggiorare le relazioni per andare in guerra. Ma scherziamo. Tra l'altro mi sono dimenticato. Qua c'era qualcosa da finanziare, vero? Solo che ormai è talmente un casino sta schermata che non si riescono a recuperare. Dovrebbe esserci la possibilità di fissare roba in realtà. Andiamo pure in guerra contro il blocco di Regno Unito. Fronte sicuro, come l'altra volta. Dovrebbe essere, credo, abbastanza facile. Avanzata frontale. Perfetto. Poi non so se prendergli Callisto. Adesso vediamo. È vero che l'ultima ce l'hanno tipo i giapponesi. L'ultima luna mancante per poi poter provare a colonizzare Giove. Che non è una roba così comune, da fare colonizzare Giove. Perché devi avere tutte le lune a disposizione. Primazia aerea. Perfetto. Città chiave. Loro provano a prendere gli aeroporti. Potremmo fargli liberare le Falkland. Cioè, conquistiamo un territorio e ne facciamo liberare un altro. Territori. Non ci frega molto. Tipo appunto le Falkland, che insomma sono degli sputi nel nulla cosmico, che valgono peraltro tantissimo. 8.000 più 4.500. Chi ce l'ha tutti quei fondi? Facciamo questo, va. Quindi lasciamoli per ora dove sono. Anche per una miseria così. Stabilire avamposti. Va bene. Questo ricordiamoci di finanziarlo però.
Vediamo di chiudere questi avamposti. E facciamo l'offensiva finale, chiudiamolo. Sessanta e 61, 40. E creiamo un po' di fante. Oh, perfetto. Richiedi. Ottieni provincia. Non so se equivale più il Galles. Mangiamoci il Galles, va. E poi vorrei che mi liberassi invece. Ma la Gibilterra potrei anche prendermela in realtà, le Falkland. Solo che vale 104. Non le Falkland a sto punto, ma il punto di Lagrange, no, anche lui vale un botto. Anche Callisto vale tantissimo. Ma che cazzo? Cioè, devo fargli liberare la Scozia io. Ma pensa te. E vabbè, gli facciamo libero alla Scozia. Stavo pensando, se no, Gibilterra. Facciamogli libero alla Scozia. Poi la Scozia la rivendichiamo e gli andiamo in guerra. Perfetto, così. O almeno ci proviamo a rivendicarla per poi andarci in guerra. Continuiamo a finanziare. Pace con l'Italia, ovviamente. Dobbiamo provare a riottenere territori anche qua, eh. Non credo che porterò questa partita all'estremo infinito, perché obiettivamente credo che una volta che siamo diventati abbastanza potenti, riesco a battere la Cina, gli Stati Uniti, sapete che obiettivamente diventa abbastanza secondario continuare la partita perché si vince senza alcun problema, e obiettivamente di andare ad annoiarmi tutta questa voglia non ce l'ho. Quindi annoiare me e annoiare voi, tra l'altro. Loro sono in guerra. Fantastico. Potrei intervenire anch'io. Anche qua bisogna prima far scendere un po' il livello guerrafondaio. Insomma, la Russia abbiamo dimostrato di poterla battere. Rivendichiamo, colonizziamo loro. Mi manca ancora da poter battere gli Stati Uniti, in realtà. Solo che per poter battere gli Stati Uniti ho bisogno di trasporti. Facciamo quattro trasporti per sicurezza. Ancora un po' di navi. 1, 2, 3, 4. Un po' di aerei. E un po' di carri. No, col cazzo, devo fare della fanteria. Sono senza. Gli Stati Uniti che esercito hanno sempre? Non ce l'hanno grossissimo. Sono in blocco in realtà con stati abbastanza debolucci. Però. Sono in comunione col Belgio. Aspetta un po'. Magari riuscissi a prendermi un pezzo. Investiamo in Scozia. No, non siamo interessati. Prossime elezioni, 1º marzo. Come andiamo invece come danni di guerra? Sono scesi. 34-61, perfetto. Uno dei nostri tre avversari ancora da battere, perché la Francia, ve lo dico già subito, è scarsissima, non vale neanche la pena provare a batterla. Uno dei tre avversari che vale la pena invece provare a battere è la Germania. Quindi Germania, Cina e Russia e Stati Uniti sono i tre avversari che ancora dobbiamo battere. Cambia cultura Marte in mista, armi al plasma. Riconvertiamo Marte, tanto costa pochissimo. E miglioriamo anche. Andiamo avanti di qua. Carri armati di supporto, va bene. Insomma, va bene investire così, eh. Non siamo riusciti a rendere nostra la Scozia. Va bene, pazienza. Provare a prendere per avere un pezzo di Belgio. In modo da poter confinare con loro e poter quindi fare una guerra agli Stati Uniti senza i trasporti, che è sempre un grosso problema fare una guerra agli Stati Uniti. A chi è che ho rivendicato con l'Italia? Vabbè, potrei anche andare ancora in guerra con l'Italia, che però termina il 2 marzo 2070, c'è ancora qualche giorno da poter fare. Guerrafondaio meno 15,
Perfetto. Quanto siamo arrivati di guerrafondaio? 33. La Russia credo che non abbia più niente per poterci fare qualcosa. Potrebbe sembrare un incidente, anche questo lo mettiamo a posto. Andiamo pure avanti, costa un pochettino di mantenimento, ma mi dà un po' di modificatore attacco. Altra cosa su cui non sputo sopra. Siamo a posto come debiti, sì. Bene, siamo tornati in crescita popolazione positiva. Come va la nostra disoccupazione invece? No, danni di guerra vanno bene. Compriamo un po' di fanteria. No, sta arrivando. La nostra disoccupazione è a zero. Perfetto. E continuiamo ad avere una scelta negativa, ma solo perché stiamo finanziando dei progetti, non per altro. Altrimenti crescerebbe purtroppo la nostra disoccupazione. Andiamo in guerra contro la Svezia. No, contro la. Facciamo questo tentativo, che ospita i giochi non mi importa. Facciamo questo tentativo, dichiariamo guerra alla Polonia. Sì, devo prima far calare le nostre relazioni. Andando in guerra contro la Polonia dovrei poter. Cosa mi dà per favore? Punteggio, indice di sviluppo umano, introiti tassa, relazioni con il mondo. E qui non voglio relazioni con il mondo in miglioramento, quindi assolutamente no. No. Oh, in molti lasciano la terra. Direi che potrebbe essere un'occasione di andare in guerra contro la Germania. E dimostrare anche alla Germania di essere noi più forti. Cazzo, perché non riesco ad andare in guerra contro di loro? Carri armati di supporto, che non è carri armati di supporto, ma pazienza. Industria bellica, questo fa scendere un po' i danni di guerra. Mantenimento esercito meno 10, ma sì, dai. Andiamo pure avanti con fare queste ricerche. Posso dichiarare guerra loro? Peggioriamo i rapporti anche con la Germania. Solo che non credo di avere rivendicazioni sulla Germania, vero? No, infatti no. Ce l'ho solo sulla Polonia. Quindi se io dichiaro guerra loro, mi costa 60. Però potrei conquistare un territorio e fargli. A parte che mi costa 60 lo stesso, perché questi sono nel blocco di. Che palle. Andare a conquistare territori qua è abbastanza inutile in questo momento. Sa, italiani, ci avete. Vi è andata abbastanza male. Non avevo niente da fare, ho deciso di dichiararvi guerra. Per espandere un pochettino il mio PIL. Offensiva rapida non organizzata, vediamo se ci andasse mai bene, primo colpo. Oh, benissimo, ci hanno presi Titano ed Encelado. Bene. Torniamo un attimino solo, scusate, eh. Ok, quindi abbiamo finito già il conflitto con l'Italia. Richiedi, ottieni provincia. Purtroppo te ne potrò rubare una sola, ma pazienza. Questa vale 62 e questa vale 70, ma ovviamente guadagna di più. Dal punto di vista del PIL per quella, e quindi rimaniamo su quella. Oh, 0,60 è impossibile da ottenere, quindi lo tolgo proprio. Siamo quinti in classifica generale come PIL. Sempre secondi, ma abbiamo quasi raggiunto gli Stati Uniti, eh? Sempre secondi, ma abbiamo quasi raggiunto gli Stati Uniti. Dovessimo riuscire a battere i tedeschi, secondo me gli Stati Uniti li raggiungiamo e come? Sarebbe 60 perché andremo in guerra contro la Germania. Oh, devo rivendicare qualcosa ai tedeschi. Rivendicami la Baviera, va. Così magari gliela conquistiamo anche. La Baviera e, non so, Francoforte. Sì, va bene. Potrebbe essere un'idea. Forse riusciamo anche a liberargliene una. Adesso vediamo, insomma, vediamo. Guerra cibernetica. Quindi le nostre capacità di guerresche migliorano. Ok. Separatismo in Galles, conversione culturale in Lombardia. Oh, Regno Unito, potremmo fargli liberare una. Potremmo fargli una pace. Tanto insomma, non sono più province che ci importano. Potremmo andare in guerra con il Regno Unito per fargli liberare un territorio e calare un pochettino di livello guerrafondaio. Va bene, ci sta, ci sta.
facciamo liberare. Ah, vabbè. Tanto, insomma, queste guerre contro il Regno Unito sono abbastanza fattibili, mi sembra, fino adesso. Quindi non mi starei ad annare troppo l'anima. Compriamo un po' di fanteria solo. Siamo quasi senza. Gli facciamo liberare province di cui ci frega relativamente, in realtà. Vedremo. Russia ci ha attaccati? Porco cane. Aspetta, 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 aspetta. Questo è un bel problema. 50%, 50%, 50%. E questo, vabbè, rimane lì, annulla. Oh, vediamo un po'. Mirati, perché ho partito da attacchi mirati? Sono scemo. Questa è bellica privata. Facciamo anche consumare un pochettino meno per il mantenimento dell'esercito. Ok. Vediamo se riusciamo a vincerle ancora qualcuna. Ok, andiamo pure. Fermi un attimo, Fronte sicuro. Cazzo, meno due attacco esercito. Facciamo una pace bianca con loro, va? Lo sapevo che rifiutavano, purtroppo. Proviamo a fare fronte sicuro. Perché se la vedo grigia, sapete? Un esercito così smezzato la vedo un po' grigia. Ah, però ci è andata abbastanza bene. Avanzata frontale anche qua. Loro fanno guerriglia. Figli di buona donna. Sti russi. Potrei anche fare una cosa al contrario. Vedere se con i russi riesco, tramite pace, a fargli liberare una provincia. Tipo qua giù nel nulla, solito. Tipo Solata Sakhalin inutile. Ok, perfetto. Questo mi ha fatto scendere il livello guerra fondà. Perché è salito il livello guerra fondaia? Ma com'è possibile che io abbia 135 di livello guerrafondaio? Ma scherziamo? Che cazzo è successo? No, così arriverà sicuramente l'ONU. Oh, che palle. Vediamo se riesco solo a fargli liberare qualcosa, va. La vedo grigia perché ovviamente vale tutto di più. Forse tranne Gibilterra, che era l'unica cosa che avrei voluto magari conquistare. E infatti non me lo danno, non me la liberano. Oddio. Che due palle, quando è così. Non ho capito come mai ci siamo trovati con 127 di guerra fondaio, essere sincero, eh. Dovrò poi andarmi a rivedere i video per capire il perché ce l'abbia così alto, ma lo scopriremo. D'altronde abbiamo fatto liberare una nazione. Non è che l'abbiamo per sbaglio conquistata, no. Sakhalin l'abbiamo liberata. Un po' di province liberate. Facciamo pure conquista degli aeroporti, almeno proviamoci. Perfetto, eh. Supremazia aerea. No, siamo saliti a 148. Offensiva finale. Ah, qualcuno ci ha reso principale nella nostra provincia. Chi ha lanciato una bomba? L'Iran contro la Russia, vabbè. Di solito la Russia finisce sempre a prendersi e a farsi prendere ammazzate. Libera provincia. Però direi non Gibilterra a questo punto, che magari vorrei anche avermcela. Ma le Falkland, che è una provincia assolutamente inutile. Proposta rifiutata. Dai, ragazzi, siete proprio degli stronzi. Tanto adesso siete obbligati ad accettarla. No, devo far passare qualche giorno. Minchia, io che ho fatto tutto questo per far scendere il mio livello guerrafondaio. Boh, meno 30. Vabbè, meglio di niente. 106 di livello guerrafondaio, ma scherziamo. Oh, che palle.
Potrei attaccare la Cina, teoricamente. Quinti, ufficialmente quinti, benissimo. India su Pakistan e Russia su Iran, giusto perché non mancavano, non erano ancora volate abbastanza bombe atomiche fino adesso. Attacchiamo tutti. Oh, siamo tornati in positivo come PIL. Proviamo a rivendicare nuovamente questa. Qui abbiamo sviluppato anche quello. Questo l'abbiamo completato. E boh, andiamo avanti di qua. 2406.000. 36.000. Sì, come no. Quella direi che non la sviluppo. Quella direi che non la sviluppo. Il Med quanto costa? 20.000 più 5.000 cose. Si possono fare. Bomba atomica. Ah no, io voglio lo scudo spaziale in realtà. 19.244. Credo che siano di quelle che aumentano a dismisura. Però già solo quello dovrebbe darci una piccola mano nel difenderci dagli attacchi nucleari. Potenziamenti per navi. Andiamo a completare anche l'ultimo del potenziamento per navi. Perfetto. Così le navi dovrebbero essere anche loro un po' al massimo. Mi raffondai un meno 10, perfetto. Ora, siamo sempre secondi perché non abbiamo guadagnato PIL, purtroppo. Oh, dovrei fare guerra agli Stati Uniti in qualche modo. Però ho bisogno di avere un confine con un loro compagno di lotta, quindi dovrò andare in guerra prima, a meno che la Scozia non entri in gruppo, in blocco con gli Stati Uniti. Vediamo un po' con chi sono in blocco gli Stati Uniti. Croazia, blocco di Turchia, blocco di Turchia. Allora, vediamo un po'. Gli Stati Uniti sono in blocco con Finlandia. Beh, no, no, noi confiniamo con la Finlandia. Aspetta un po'. Noi confiniamo con la Finlandia. E questo mi sembra più che buono. Vabbè. Ci sta. Se io ti dichiarassi guerra, quanto mi costerebbe? 60. Però potremmo provare il colpo gobbo. Però aspettiamo di far scendere ancora un po' il livello guerrafondaio. Così, se portiamo il livello guerrafondaio dei livelli decenti, potremmo anche conquistargli poi il classico territorio, cioè questo, che è una provincia che vale un botto, oltre che fargliele liberare. 1178, insomma. No, direi che adesso non mi serve più combattere la disoccupazione, dovremmo essere a zero, quindi oltre a quello che facciamo non mi metterei a fare altro. Perfetto, separatismo, stanno tutti convertendo, attacchiamo comunque tutti nel dubbio. Ok, siamo sempre secondi all'ONU, cooperazione antidemocratica, io approvo sempre. Anche gli Stati Uniti sono diventati antidemocratici, tra l'altro, noto, se votano per quella roba lì. Conversione completata anche il Galles. Ok, più 0,12 di alla crescita del PIL, non ci si sputa mai sopra. Ok,